Ben ritrovati di nuovo su Review EU, andiamo a vedere insieme questo coltellino multiuso della Victorinox modello Swiss Army 0.8461MWCH. Vi lascio il link in descrizione di Amazon perché l'ho trovato ad un prezzo veramente scontato di 38 euro, quindi lascio il link in descrizione, ma il link vi servirà anche per non confonderli con gli altri modelli che magari differiscono veramente di poco, cambia magari qualche accessorio. Però spesso le differenze sono i colori, il blocca lama. Questo dovrebbe essere un modello unico, anche se poi su Amazon trovate sempre lo stesso, ma che costa un attimo di più. Perché costa di più? Perché questo qua arriva nella scatolina di cartone, come vedete, grigia, mentre quello che ha una sigla finale di BE e costa 6-10 euro in più, praticamente vi arriva in una confezione da collezionismo, da comunque regalo, quindi una confezione con la parte trasparente che si vede il coltellino, con le montagne dietro, eccetera. Ma il contenuto, il coltellino ha le stesse caratteristiche, è lo stesso. Io comunque vi lascio il link in descrizione così magari lo trovate anche voi in offerta. Non mi voglio dilungare, ma vi voglio dire di iscrivervi sicuramente al canale e soprattutto che adesso andremo a vedere i dati tecnici insieme, ma andremo anche a vedere poi il coltellino in una fase di test con dei diversi materiali, quindi guardate il video. Allora, coltellino, cartoncino, andiamo ad aprirlo. Questo qua è un modello appunto che viene dato in dotazione ai soldati svizzeri. Vi ricordo che in Svizzera il militare è obbligatorio. Vi vado a far vedere al volo queste due indicazioni che vengono riportate, ma poi ve le spiegherò io. Vabbè, c'è l'apri scatola, vi fa vedere come si va a posizionare, qua vi fa vedere che c'è lo spelafilo e qua la parte di cacciavite. Qua dice che se praticamente non si aprono bene le lame, andate a metterlo sotto l'acqua tiepida e dovrebbe funzionare, andare meglio. Qua la corretta manutenzione vi dice di mettere dell'olio e poi qua spiego un attimo come aprirlo, ma vi faccio vedere tutto io, ripeto. Qua dice la garanzia che è di due anni eccetto per le parti elettroniche, ma questo non ha parti elettroniche e si intendono difetti di fabbrica, non se andate appunto a spaccare la lama facendolo cadere per terra. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche al volo. Scusate che si muove tutto. Peso 131 grammi, scusate, questo è il peso contenuto, davvero non pesa anche portarlo in tasca. Guardate le dimensioni, questo qua è uno zippo, questa è la mia mano per avere un'idea. In mano si adatta veramente bene, ma vi faccio vedere le dimensioni ovviamente col metro. Abbiamo di lungo 11 cm, in larghezza massima 4 cm, spessore ma neanche 2 cm, come vedete arriva veramente a 1,5 cm, anzi è veramente compatto, e presenta come materiale questa plastica un po' satinata, devo dire molto bella, color verde oliva militare, questa parte gommata nera e qua un'altra parte gommata. Vedete che anche il rilievo c'è un po' di quasi mezzo millimetro, ma neanche, che comunque rende un ottimo grip e mi piace anche per tenere in mano. Vedete, qua c'è il rilievo scavato, lo stemma della Svizzera nonché il logo della Victorinox. Qua un'altra parte che con un ottimo grip, anellino per metterci del paracord, per metterci un moschettone per non perderlo, e andiamo a vedere insieme i vari accessori. Partiamo dalla lama. Blocca lama, questo c'è il blocca lama, è importante secondo me per un coltellino. Come vedete si apre con una mano, grazie anche a questo foro. Blocca lama che, ripeto, è importante perché? Perché in passato io ho utilizzato un Victorinox e poteva essere anche un altro coltellino, non aveva il blocca lama e molti modelli, fidatevi, non hanno il blocca lama, quindi state sempre attenti quando comprate un coltellino. Utilizzandolo, facendo questo movimento su una parte di plastica, mi sono tagliato il dito. Come vedete la cicatrice da qui fino a dietro, magari ad alcuni non interesserà questo particolare, però mi sono aperto il dito nonostante io tenessi la mano dietro, si è andato a chiudere e non so come, ma mi si è chiuso sul dito. Quindi può capitare a tutti, nonostante io avessi
avessi diciamo usato tutta l'accortezza, però senza blocca lama correte questo rischio. Un consiglio da amico: comprate sempre un coltello col blocca lama. Andiamo a vedere la lama insieme. Come vedete c'è una parte liscia e una parte seghettata. Ecco qua, non so se vedete, veramente appuntita. Qua c'è la parte appunto che differisce da quella dietro, e qua sotto c'è 18 anno di produzione di questo coltellino. Di questo può variare, potete trovare anche un altro anno, però 18. Allora andiamo a misurare la lama. Per chi magari mi si chiedesse: oh, ma la lama seghettata differisce da quella liscia, caspita, ma taglia veramente bene? Non siate scettici, lo so che tutti i coltellini della Victorinox generalmente sono con la lama liscia, ma questo taglia veramente bene e quindi non ci sono problemi. Anche con l'affilatura, rivolgetevi semmai a chi ve la affila in modo professionale. 5 cm di lama seghettata e lama liscia abbiamo un 3 cm. Abbiamo un blocca lama che quindi consente la non chiusura, vedete, se faccio anche forza non si chiude, e si può chiudere questa lama facendo press, facendo una pressione qua su questa parte. Quindi vado a premere e con l'altra mano chiudo, ma ricordatevi di togliere sempre le dita, perché quando si chiude, ecco. E niente, questo è la prima parte. Andiamo ad aprire, visto che ci siamo, apriscatola, questo, che vi permette di aprire praticamente, di usarlo sia come cacciavitino, vado ad aprire anche quest'altro quasi quasi, anche come un piccolo cacciavitino. Adesso non voglio essere troppo preciso, ma purtroppo lo sono, sono all'incirca 3 mm, quindi una vite comunque piatta. La particolarità, questo si chiude così a pressione, ma la particolarità invece di questo, che come vedete c'è anche qua la punta che vi permette di avvitare un cacciavite, quindi è misura esattamente 5, sì, come vedete, anzi 6 mm. Ecco, questo invece, come il blocca lama, c'è anche il blocca apri bottiglie, vedete, non si chiude, quindi dovete fare anche qua press e poi chiudete. Come vi dicevo prima, ha la presenza dello spelafili, andiamo a chiuderlo. Passiamo al prossimo. Allora, nella parte dietro abbiamo il cacciavite, dovrebbe essere il Philips questo. Come vedete è comodo per andare a avvitare e svitare, ha un po' di gioco qua, però non è un problema, andate a impugnarlo e svitate senza problemi. Allora andiamo a vedere, cacciavite comunque avete visto, è un cacciavite a stella. Andiamo a vedere poi un altro piccolo accessorio. Questo è un po' duretto, devo dire, non si fa proprio, cioè ci vuole un po' di pressione per toglierlo, ed è il punteruolo. Non ha il foro per andare a imbastire il cuoio e la stoffa, però diciamo che questo coltellino è pensato principalmente per un soldato, quindi dotazione del soldati dell'esercito svizzero, per chi va a fare escursione nel bosco e montagna. Quindi l'apriscatola, l'apri bottiglia, il coltello con la lama un po' più lunga eccetera, il seghettino, questi sono gli accessori indispensabili. Se poi volete un coltellino con la forbicina, la limetta per le unghie, puntate sugli altri, e ovviamente un altro tipo di coltellino. Questo anche la lama, ripeto, più grande, un coltello medio. Eccolo qua, punteruolo, e secondo me si può andare anche a arricciare del ferro, non lo so, comunque ha un po' di lama qua. La faccio vedere da vicino. Ok, andiamo a chiuderlo. Andiamo poi a vedere l'ultimo accessorio, ovvero il seghettino. Si va praticamente a tirare col dito, non vi tagliate perché è fatto apposta, il seghettino. Il seghettino vi permette di tagliare del legno, non troppo, dei rametti non troppo grandi, fare dei lavoretti. Una lama veramente affilata, guardate. E non ha il blocca lama però questo, ok? Andiamo a vedere insieme la lama. Nove centimetri di lama all'incirca. E andremo adesso a testare anche la lama. Io ripeto,
quello che stavo dicendo appena adesso, se il vostro interesse è comunque comprare un coltellino più per fare escursioni eccetera, come nel mio caso, orientatevi più su un modello come questo. Se invece vi serve per la vita di tutti i giorni, potete anche optare per i coltellini multi-tools, quindi quelli che hanno i vari più accessori. Però ecco, questo secondo me è veramente bello, mi piace. E per chi dice ma la lama per legge qua in Svizzera, non so come funziona negli altri paesi, ma in Svizzera praticamente portare un coltellino, ho chiesto all'ufficio competente che mi ha appunto risposto che questo coltello, ma comunque coltellini svizzeri, non sono considerati un'arma e possono essere portati. Poi ovviamente dipende sempre come, dove e come vi trovate, perché è sempre la questione del buon senso. Non andate magari con un coltellino aperto a fare, non so, ad una festa, a carnevale, perché potreste magari passare dei brutti momenti. Passiamo alla fase di test. Partiamo da un pezzo di pane. Pezzo di pane che è duro, vedete che è duro un po', raffermo, io vado magari a zoomare adesso così si riesce un po' meglio e vado a tagliare. Giriamo dalla parte giusta, guardate, taglia veramente in modo impeccabile ed è duro comunque. Fate sempre attenzione a non tagliarlo. Perfetto, secondo me svolge veramente bene il suo lavoro. Vado a mettere al di sotto questo per non andare a bucare la parte di sotto e passiamo magari a questo cartoncino. Anche qua cartone, guardate come taglia veramente in modo, e non è il seghettino questo, quindi proviamo anche a tagliare magari un pezzo di corda. Questo è un paracord. Vado a posizionarlo qua sotto. Avete visto? Non so se avete visto, quindi lo rifaccio per sicurezza, perché forse è andato fuori campo. Adesso non ho ben attrito, caspita, però vabbè, non è riuscito. Si taglia veramente, è veramente affilata, una bella lama, mi piace. E qua magari potete tagliare qualcosa che vi richiede, non so, una lama più liscia, tipo un salamino, qualcosa del genere. Passiamo quindi a chiudere questa lama e passiamo a magari provare il seghettino. Potrebbe essere più interessante. Allora, vado ad aprirla, scusate, eccola. Seghettino, cartone. Adesso non ho la stabilità, però taglia bene. L'ho provato prima con... come vedete, adesso ovviamente con una mano è così campata per aria, appoggiato non è il massimo per tagliare, però taglia molto bene. Proviamo magari con questo rametto, un rametto che avrà 1,5 cm di diametro. Andiamo a tagliare questo ramo, taglia sia così in avanti ma anche indietro, come vedete. Guardate, solo facendo così è praticamente già arrivato. Se mette a fuoco, praticamente già tagliato. Poi ovviamente potete farlo anche nella versione opposta, quindi in avanti, ma io adesso, solo per farvi vedere, andando a fare questo movimento, sono andato praticamente a segarlo tutto. È praticamente tagliato a metà. Non so se lo fa vedere. Quindi rametti anche così li taglia senza problemi. Lama tra l'altro è anche stabile, non si muove. Dopo devo andarlo a pulire ovviamente, perché ci tengo che sia bello pulito in ordine. E queste sono principalmente le cose. Magari vado a tagliare anche un po' di plastica per farvi vedere come taglia la plastica. Anche se poi non so se mi servirà per tagliare la plastica, però comunque pezzo di plastica lo taglia senza problemi.
Altair senza problemi, davvero. Ma questo vale anche con l'altro, col coltello normale. Andiamo magari a tagliare una bottiglia di plastica. Non la taglio tutta, vi faccio soltanto un pezzo. State veramente attenti quando fate questi lavori. Guardate, mi ha già tagliato la bottiglia. Vedete? Eccezionale questa lama. State attenti alle dita perché è veramente appuntita. Bene ragazzi, io direi che per questa recensione è tutto. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se avete qualche suggerimento, qualche, non so se siete magari più del settore dei coltelli, se avete magari qualche indicazione particolare, curiosità. E se avete domande non esitate a pormele per quello che posso aiutarvi. E vi lascio il link in descrizione del coltellino, mi raccomando. Se è questo che fa per voi, non esitate a comprarlo perché è davvero un bellissimo prodotto. Alla prossima review!